Passiamo alla categoria C8. Qua si inizia a fare sul serio, mezzi più performanti, i tempi iniziano ad abbassarsi. Categoria C8, si tratta di mezzi costruiti appositamente per lo speed down, vengono concepiti sin dalla costruzione e dall'origine. Undicesimo classificato, il nostro Raffaele Verre, alias Corsero Nero. Decimo, Carmine D'Anizio, Raffaele Verre da Settigiano, Carmine D'Anizio da Valdisano. Nono, dal comune di Riolo, Cristiano Antonio. Ottavo, direttamente dalle pendici dell'Etna, Salvatore Greco. Settimo, Settigiano, dal comune Settigiano, Giuliano Mattia Pio. Sesto, mettetevi dietro il palco, CO, dietro il podio, C8, dietro il podio. Sesto, Quincy Patri, anche lui da Settigiano. Quinto, dal comune di Maggisano, Viscomi Natalino. Quarto classificato, appena giù dal podio. Dopo la bella gara a Settigiano, bisogna accontentarsi di un quarto posto sofferto. Anche lui da Settigiano, Paone Vincenzo. Gradino più basso del podio, Maggisanese Doc, Gesualdo Giuseppe. Oggi al podio Gesualdo Giuseppe, e questa è una delle contese. Si riconferma a seguire il podio della prima tappa del campionato regionale in categoria C8. Secondo classificato, Zagaritano, chiaramente Doc, stiamo parlando del nostro dottore volante, Salvatore Mangoni. Secondo classificato, ci ha trovato, premio ovviamente il figlio Luigi Mangone, la categoria C8 è premiata da Luigi Mangone. Salvatore Mangone ci ha provato a strappare la vittoria, si è reso protagonista di un crash nelle vie del suo paese, succede, e niente, dai Salvatore, c'è questo bip 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 davanti che non si va a prendere, niente, è un dominatore ormai, è un martello, è continuo, riesce sempre a spuntarla con tempi importanti chiaramente. Parliamo del nostro vicepresidente da Settigiano, vicepresidente della scuderia Speed Down Project, Antonio Verre.